Michele Mezza è la persona, il giornalista, che in questo momento in Italia, secondo me, conosce più di tutti quello che è il mondo degli algoritmi, soprattutto rispetto alla nostra professione, ma non soltanto, evidentemente. E lui ha una visione che non è molto confortante di quello che sta succedendo. Ora gli lasciamo la parola e lasciamo che sia lui a raccontarcela. Tra l'altro vi segnalo, anche a uso e consumo del professionista, una notizia che è arrivata adesso, in cui vera, perché dell'Istat, che dice che nel paniere il robot domestico è consumo medio essenziale. Questo cosa ci dice? Questo ci dice che noi come giornalisti, non so gli altri, ecco il professore poi aveva altre prospettive, noi come giornalisti dobbiamo intanto, insomma tutto quello che vi dico io è proprio come dire le indicazioni di una serva che fa la spesa, guardare gli utenti e non le macchinette. Perché io francamente sono un po' esasperato di queste riunioni, io da 15 anni che con una serie di colleghi ma vestiti da Mago Merlino si va in giro, cosa succederà allora fra 12 anni, l'aspirapolvere leggerà la Divina Commedia, la lavatrice intesserà una storia d'amore con il frigorifero, insomma il punto è capire che cosa fanno gli esseri umani. Perché se no noi non capiamo gli schiaffoni da dove arrivano, perché gli schiaffoni arrivano, sono arrivati. Allora io da questo punto insomma di vista quel poche cose insomma che vi dirò, insomma ve le dirò come un giornalista pensionato Impigi, che ha come unico obiettivo arrivare, diciamo il più tardi possibile, benché l'Impigi ogni tanto mi telefona e dice come vado, ben, insomma la glicemia ancora bene grazie a Dio, per cui pagate, però io spero di poter pigliare la pensione. Per pigliare la pensione questa categoria deve invertire radicalmente il suo radicamento produttivo, perché noi stiamo andando all'estinzione. 8.000 pensionati, 16.000 articoli 1, 16, 8. Persino un giornalista scopre che siamo 1 a 2. La relazione di base in Europa è 1 a 4. Sotto 1 a 4 arriva la Guardia di Finanza e mette i sigilli. Io già sto mangiando un pezzo del patrimonio immobiliare dell'Impigi. Per cui questo è un problema o no? Al di là, al netto delle grandi battaglie stellari, la madre, al netto, come si campa, come si camperà, è questo. Allora, insomma, diceva un umorista americano, io non sono un ornitologo, ma un papero lo riconosco. Parliamo del papero. E del papero è che prima le cifre che ci stanno insomma dicendo è che stanno cambiando radicalmente le ragioni e i modelli produttivi. Noi dobbiamo decidere come e dove ci mettiamo. Il post è iniziato ieri. Se voi andate, vedete, insomma, se voi andate in qualche giornalista, vedete gente che esce con le lacrime agli occhi, grondante, dicendo com'era verde la mia vacca. È quello sì che era, quello, ma per adesso torniamo. È una grandissima rassegna di archeologia antropologica. Questi li vedete, sono proprio museo di scienze naturali, si mette l'uomo di Neanderthal, l'uomo del post. Questa storia è chiusa, piccola parentesi, poi qualcuno dovrebbe anche andare a vedere quest'età dell'oro, come è stata d'oro, no? Quanti post abbiamo avuto? Quanti Watergate abbiamo, però non apriamo quella porta. Per cui questa vicenda è chiusa e si apre un'altra vicenda che è questa, non so insomma chi l'ha visto, un grandissimo film, che spiega come un essere umano usando un media,
è il più banale, i cartelloni. Crea comunicazione. Noi siamo qui in mezzo, in questo bosco arroccato, nascosti fra queste fronde. Questa è proprio la più emarginata figura sociale, insomma, chi ha visto il film, insomma, andatelo a vedere da questo punto, insomma, di vista, che cambia i suoi rapporti di forza nella società impossessandosi di un media, i cartelloni, e gli fa un culo come una cesta. Ecco, io credo che questo sia il punto. Allora, il tema che io oggi volevo affrontare è quello più banale a una platea di colleghi, tra l'altro molti giovani. Allora, chiedo anche al professor Ventre di darci un supporto. Il giornalista fino a che deve oggi sapere? Qual è la linea d'ombra in cui la competenza dei nuovi sistemi digitali deve entrare nel senso comune del corredo professionale? Perché la partita è questa. Perché in base a dove spostiamo questa linea, noi indichiamo i livelli di subordinazione e di subalternità che il giornalista ha con altre figure, e dunque di retribuzione, e dunque la mia pensione. Per cui il punto è, oggi, 50 anni fa si è deciso che il giornalista doveva sapere leggere, scrivere e far di conto. Poi si è deciso che il giornalista, insomma, doveva su storia e scienze sociali saperne qualcosa. Poi si è deciso che l'economia doveva essere nel bagaglio basico del giornalista, no? Se voi andate a vedere la storia delle materie d'esame, è questa. Oggi il tema è la black box, cioè quell'insieme di sistemi che sono alle spalle del sistema editoriale che ognuno di voi accende quando si siede nel suo desk. Deve essere elemento trasparente e disponibile o no? E in che misura? Perché questa, io credo, sia la partita. Ieri, tra l'altro, c'è stata una cosa, ci sono alcuni anche protagonisti, insomma, della partita, Agcom, massimo autorità delle telecomunicazioni, ieri pomeriggio, per cui la demoniaca regia di Marco Renzi ha voluto proprio pianificare il nostro incontro a 24 ore. Ieri pomeriggio, tavolo tecnico sulla trasparenza della comunicazione politica in campagna elettorale, avendo alle spalle quello che abbiamo alle spalle. La composizione del tavolo, voi immaginate solo 5 anni fa, non 55, 5 anni fa, quel tavolo chi si sarebbe seduto? Gli editori, i giornalisti, i committenti pubblici. Allora, il tavolo era composto, a capotavolo c'erano ovviamente i padroni del gioco, Google, Facebook e Wikipedia, per dare un pizzico di dolcezza sociale. Poi c'erano i pubblicitari, ma quali pubblicitari? Non gli inserzioni, c'erano i pubblicitari digitali. Poi c'era il sistema delle professionalità del web. Poi, questo è il secondo sessione, alla prima non c'era né l'ordine dei giornalisti né la federazione della stampa, tanto per dire. Poi qualcuno ha detto, ragazzi, è il manuale dei giovani marmotta, invitate questi disgraziati, e ci hanno invitato. E il tema era, come si fa comunicazione? Allora la par condicio, i giornali, mi raccomando, i titoli, equilibrio, eccetera. Ma puttanate. Allora, il tema è la potenza distributiva dei messaggi individuali in ambito territoriale, particella catastale per particella catastale. Chi la controlla? Cioè il ragionier Manbretti, interno 11, via dei Gelsomini 6, Voghera. Chi gli parla e come? Perché questo è quello che Google e Facebook
sono in grado di pianificare. Stiamo parlando di questo. E di conseguenza il canone RAI esce come mass media dai generi di largo consumo necessari. Allora, il professor Ventre sempre sul collo. L'algoritmo è l'unica espressione umana che, convertendo il significato in azione, è inconsciamente eseguibile. Mi sono coperto Alexander Galloway, insomma, diciamo un caro collega. Allora, noi ci guadagniamo lo stipendio dei prossimi anni su quell'inconsciamente. Il resto è folklore. O noi, così come in altre stagioni, riusciamo a tradurre in procedure, valori e codici il passaggio da inconsciamente a consapevolmente, oppure, io penso, ma teneramente, con la tenerezza di una vittima che vede altre vittime, la partita è sostanzialmente persa e negoziamo la nostra agonia, che è sempre un'attività degna perché uno guadagna tempo, ma insomma tale è. Allora, il tema è come e quando gli automatismi che ci sono stati illustrati possono essere professionalmente e socialmente negoziati per trasformare l'inconsciamente riflesso dell'automatismo su cui è costruita attualmente l'economia della rete, che è il regno dell'inconscio. Freud è il vero economista del momento, in consapevolezza e autonomia. Questa professione, questo mondo, questo sistema ha questa chance, io penso, davanti. Allora, il punto è che come giornalismo noi dobbiamo prendere atto di questo, però se mi fate, perché sennò quello che sto dicendo rischia di essere una falsato da un tono, e io vi devo far vedere, se mi regalate, perché tra l'altro è bella, perché sennò quello che dico ha un senso diverso, perché tutto quello che sto dicendo ha un senso se si capisce che per me la rete è questo. Scusate, una famiglia, Algeria, disperazione, due bambine inseparabili, lancio bottiglia sulla rete, la bottiglia arriva al bambin Gesù, ma non solo la bottiglia viene ripresa, ma la rete è stato il laboratorio su cui quell'intervento per 11 mesi è stato simulato. Dunque io penso che stiamo vivendo per questo i 10 anni più felici dell'umanità, e chi è critico con la rete e perché abita vicino a un grande ospedale. Chi abita lontano da un grande ospedale considera questo una fase di civiltà, per cui togliamoci ogni atteggiamento di contrapposizione e di ostilità per quello che è una straordinaria opportunità sociale, ma come tutte le opportunità sociali va civilizzata con il conflitto e la negoziazione delle controparti. Quello che è mancato oggi, se voi vedete oggi c'è l'inserto di Repubblica, il cui titolo è Disconnettetevi,
è il lusso che solo chi abita nei centri storici di grandi città si può permettere. Grazie a Dio la popolazione del mondo non seguirà questo snobismo di pochi privilegiati parassitari, grazie a Dio. Per cui noi dobbiamo parlare con un altro pezzo di mondo, perché se no rimaniamo fuori e siamo classificati come elite decadenti. Allora, il punto, e arrivo perché ho già abusato troppo, ho una cosa sola, scusatemi. No, chiuso, eccolo. Ecco, il punto è questo. Questo è il mostro di cui stiamo parlando. Allora, l'algoritmo, poi il professore ci darà una definizione, è un insieme di istruzioni matematiche per individuare una e una sola soluzione a un problema. Non è vero. Nessun problema ha una e una sola soluzione. E questo è il trucco. Questo è un algoritmo banale, poi il professore ce lo racconterà, tant'è vero che è fatto, insomma, di poche righe, serve a mettere in ordine decrescente un insieme di valori. Qui l'algoritmo capisce che cos'è piccolo, qui l'algoritmo capisce che cos'è grande. Due valori. Voi capite bene che istruire l'algoritmo su questi due valori significa determinare tutto quello che dopo, da lì all'eternità, seguirà. Allora, o noi siamo in grado di negoziare questi due passaggi con i sistemi automatici delle intelligenze editoriali, oppure il nostro insomma, lavoro varrà 3 euro a cartella. Sono brutale. Ci pagano 3 euro a cartella perché valiamo oggi 3 euro a cartella. Il valore aggiunto si determina nel momento in cui si introduce una varianza nel processo automatico, non della macchina. Perché togliamoci anche da questa roba, non stiamo giocando a ping pong uomini-macchine, stiamo giocando come sempre uomini contro altri uomini proprietari di quelle macchine. Per cui la nostra controparte non è la macchina, non è l'algoritmo, non è l'automatismo, è il proprietario della macchina e dell'automatismo, così come era il proprietario della testata e l'editore della televisione, né più né meno. E noi questa partita, guardate, l'abbiamo già fatta. Qui adesso arriveranno i protagonisti, alcuni. '78-80, ma secondo voi al Corriere della Sera che cosa accadde? Qui c'è, arriverà Raffaele Fiengo. Quella fu una straordinaria partita contro l'algoritmo della proprietà, in cui, mediante un conflitto sociale, una componente professionale riprogrammò le procedure di gestione di una redazione. Adesso al netto, giusto, sbagliato, eccessivo, netto. Fu cambiato il modello di gestione in maniera radicale. La stessa cosa avvenne nell'85-90, qui Beppe Giulietti prima o poi si affaccerà, insomma, io sto parlando poi di un fenomeno, i pochi colleghi, insomma, che mi conoscono sanno che ho avuto più di... Io per 15 anni sono riuscito a non parlare con Beppe Giulietti, che per essere un giornalista è un record, perché non so quanti di voi sono riusciti a non parlare con Beppe Giulietti per qualche mese. Per cui, però, detto questo, insomma, l'Usigai fu uno straordinario fenomeno di riprogrammazione dell'algoritmo della politica, mettendo in campo una figura che era il giornalista massa. Allora era irrilevante, contavano i giornalisti che, insomma, governavano le testate nazionali. L'Usigai nasce perché si decide che la figura sociale portante è il giornalista di base delle sedi. Bingo. Dobbiamo fare un'operazione non dissimile. Riprogrammare la procedura di gestione proprietaria e politica della logica editoriale, partendo dal fatto che stiamo vivendo una straordinaria opportunità di civiltà. Il Bambin Gesù. Dobbiamo essere i giornalisti del Bambin Gesù, da questo punto di vista. Allora, concretamente,
due elementi. Anche perché adesso sta succedendo un fenomeno singolare, noi non viviamo nella fase montante della rete, noi stiamo vivendo da qualche tempo una strana controrivoluzione della rete. Ve ne sarete accorti, aprite i giornali, sentite, il clima è basta, ci avete rotto le balle, troppo potere. Ma chi lo dice? Lo dice Davos, lo dice Soros, lo dice Trump. Cioè lo dicono i vertici dei vecchi poteri. Io non sto con quelli. Io non sto per restaurare un potere gerarchico e gentilizio basato sul potere esclusivo della proprietà. È complicato? No, è complicatissimo. Però non voglio essere parte di questo processo. Voglio aprire un altro fronte, che è quello della partecipazione e condivisione sociale. Concretamente, ma di cosa ci stai parlando? Tre cose. Primo, io penso che questa categoria, entro questo anno, sfruttando anche la campagna elettorale, è una richiesta del nuovo, della presidenza insomma dell'ordine, Carlo Verna, arriva anche lui e gli dobbiamo dire grazie. Il quesito che ha posto all'AGCOM come questo: vogliamo la distinzione in rete dei prodotti generati da esseri umani e da quelli da bot, perché chi fa un bot ha un fine e me lo deve dire. Voglio il bollino blu, se c'è un essere umano, una redazione, un contratto, oppure se c'è un bot, perché se c'è un bot è una produzione industriale che preme per deformare il rapporto tra pubblica opinione e obiettivo privato. Lo devo sapere, non dico che è vietato, ma lo devo sapere, primo. Secondo, io devo avere la piena condivisione dei sistemi e dei codici sorgenti dei sistemi editoriali. Come un farmaco, ripeto, non stiamo parlando di libro dei sogni, sono già procedure in campo. Chiunque di voi sa che si occupa della materia. Se io invento l'aspirina, non la vendo e non la distribuisco. In qualsiasi paese vado in un ufficio, mi dicono: amico, sul tavolo, brevetto, molecola di base, processo produttivo, modello distributivo, lasci qua, ti faremo sapere con molta calma. Ebbene, il codice sorgente deve essere condiviso, si guadagna sulle applicazioni, non sulla rendita dei codici sorgenti. Così come non si guadagna sull'acqua e non si guadagna sulla gestione sanitaria e non si guadagna sulla scuola. In un paese civile è così dalla rivoluzione francese in avanti. Spieghiamolo anche ad Amazon, tra l'altro glielo faremo sapere che in Europa i braccialetti si mettono ai pappagallini, non agli esseri umani. Però questa è una partita che deve essere pensata redazione per redazione. Non è pensabile che le riorganizzazioni aziendali avvengano mediante una contrattazione tra ufficio marketing del fornitore e ICT del giornale. No, si parte da un progetto editoriale, perché quello è linguaggio ed è il motivo per cui Google e Facebook stanno al tavolo dell'AGCOM, perché se no perché? Cioè, perché chi distribuisce oggi è considerato editore, se non perché il codice della piattaforma va a interferire nel contenuto e nella figura professionale? Allora, questo è il passaggio insomma che noi dobbiamo aprire, e non lo dobbiamo aprire da soli. E qui apriamo il terzo. Chi sono i soggetti negoziali di questa partita? Chi è che può far male? Uno ce l'abbiamo al tavolo. Sono le università, le comunità universitarie che sono i principali validatori dei prodotti commerciali della Silicon Valley. La Federico II, la Sapienza, la Statale insomma, di Milano sono grandi soggetti negoziali, sia come utilizzatori, sia come creatori, sia come critici. L'altro soggetto sono le città.
perché la città è il grande mercato di utilizzo. Se una città non accetta uno standard di un service provider, quel prodotto non va da nessuna parte. Milano, Napoli, Barcellona, Marsiglia, Londra sono i e sta succedendo. Amburgo 6 mesi fa ha impallato Facebook per un giorno se non ripristinava le API precedenti che abilitavano le aziende, insomma, della città che erano state escluse. Facebook era chiusa. In 4 ore hanno risolto il problema. Allora, il problema è che noi dobbiamo ricostituire una criticità professionale che sia propulsiva, competitiva e avanzata, non sia regressiva, non sia con quelli che dicono si torna indietro, quella porta è chiusa. In questo i giornalisti possono ritrovare una straordinaria mission, possono ritrovare una motivazione di nuovo ruolo. Ultimo punto, però, e qui mi gioco i pochi spiccioli di simpatia guadagnate, però togliamoci dall'idea che i giornalisti sono quelli che lavorano in una testata con un direttore responsabile e fanno le notizie. Non è così. Giornalismo è capacità di organizzare sistemi di comunicazione. Diceva Claude Shannon, uno dei padri, l'informazione è spostare un contenuto da un punto all'altro, a volte persino la cosa ha un senso, però il valore aggiunto è quello. Chi fa piattaforme di mobilità intelligente in un comune è giornalista. Chi fa sistemi di assistenza domiciliare è giornalista. Chi organizza in un'associazione sistemi, insomma, di comunicazione in rete è giornalista. Se no, quella partita è persa. Noi l'abbiamo già persa con loro, con gli informatici. Adesso, noi abbiamo regalato agli ingegneri, che con tutto l'affetto di chi è presente, cioè proprio beneficenza, perché questo progetto, adesso, insomma, c'è qualcuno qui in sala che si ricorda, io partecipai al progetto, insomma, di Rai News 24, quando, insomma, partimmo, la prima cosa, insomma, che dicemmo è: gli ingegneri, per favore, fuori, vi chiamiamo dopo quando decidiamo l'acqua a casa dove va. Il bagno decido io come farlo, poi viene l'ingegnere e dice l'acqua da là a là e basta. Allora, questa è la partita, rimettere l'esperto, l'operatore, il cultore di linguaggi e relazioni al centro del processo dell'intelligenza. Ed è una partita di ingegneria sociale, di ingegneria culturale e di ingegneria professionale. Qualcosa bisogna lasciare sul tavolo, molto, io credo, insomma, vada riconquistato. È un'operazione, insomma, complicata, in cui il patrimonio rimane, come diceva Turing, lì in quella stretta via che separa l'intraprendenza dalla disubbidienza, termine che dobbiamo riprendere a dargli una dignità e un fondamento sociale. Grazie. Thank you.